Adagiato in cima ad una collina ad oltre 700 metri di quota, Monte San Giovanni in Sabina, un piccolo incantevole borgo in provincia di Rieti, ha ospitato la seconda prova del campionato italiano trial, organizzata dal locale motoclub Trevalli, che da molti anni diffonde la pratica del trial in questo angolo del Lazio. Ed è stato molto elevato il numero di partecipanti a questa gara per via della concomitanza con le prove del trofeo Centro-Sud Italia e del campionato italiano trial riservato alle juniores, ovvero l'ex mini trial, che hanno fatto lievitare ad oltre 160 il numero dei partenti. Grande quindi l'impegno da parte degli organizzatori, che grazie al sostegno del Comitato Nazionale Trial e dell'amministrazione locale di Monte San Giovanni hanno portato a compimento una bella manifestazione. Bello e spettacolare il percorso di gara con 10 zone speciali per 3 giri, zone speciali caratterizzate da vari tipi di terreno che sono apparse fin dal sopralluogo del sabato piuttosto impegnative. Ma complice la bellissima giornata di domenica, le difficoltà proposte dai tracciatori sono poi state apprezzate all'unanimità da piloti e pubblico, dando luogo anche in questa occasione ad un grande spettacolo. E sono 11 piloti al via nella massima categoria, la TR1, che ha visto il poliziotto Matteo Grattarola sempre più forte e senza avversari, con il collega Daniele Maurino unico in grado di tentare una minima difesa, mentre per i restanti piloti restava solo il terzo gradino del podio. E a spuntarla in questa corsa è stato il bresciano Giacomo Saleri, che batte in volata Francesco Iolitta. Nulla da fare invece per Matteo Poli e Luca Cotone, che non riescono a replicare in Italia i successi che ottengono a livello internazionale. La DR1 internazionale è qui pronta con Francesco Cabrini, che prenderà via col numero 10. E poi ci sono dei grossi ostacoli, quindi penso che si possa fare una buona gara, speriamo. Diceva Matteo che se eventualmente prendi un 5 puoi recuperare. Ed è vittoria netta per il poliziotto Matteo Grattarola su Gas Gas, che incurante delle forti difficoltà del percorso, al termine del primo giro demolisce le certezze degli avversari presentando un cartellino con sole 5 penalità, contro una media registrata dagli avversari vicina alle 30 penalità. Resosi conto del forte margine, Grattarola ha abbassato il livello di tensione. Sul finire del secondo passaggio sono arrivati i primi errori, portando altre 10 penalità, che non hanno comunque influito sul forte margine che ha accumulato nei confronti degli avversari. E la stanchezza si fa sentire anche per Grattarola, che nel corso del terzo giro commette altri errori, presentando un parziale peggiorativo di 13 penalità. Un parziale più pesante dei diretti seguitori, ma il forte margine accumulato nei primi due giri gli ha consentito di aggiudicarsi la gara con 28 penalità complessive. Dai, per me oggi è stata un'ottima gara, soprattutto ho fatto il primo giro veramente concentrato, sono partito molto determinato, ho fatto solo 5 penalità, poi nel secondo e nel terzo giro diciamo ho commesso un errore un po' banale nel secondo giro e ho fatto 10 penalità e il terzo giro mi sono rilassato un pochettino perché comunque sapevo che avevo un pochettino di margine e ho fatto 13. Comunque un'ottima gara, faccio complimenti all'organizzazione che ha fatto veramente un ottimo percorso, molto selettivo, dove c'era anche la possibilità di commettere un errore diciamo abbastanza banale e la possibilità di poterlo recuperare. Faccio un ringraziamento alla Polizia di Stato, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ringrazio tutto il mio team che mi dà una mano, mi dà una moto sempre perfetta al top e adesso devo solo impegnarmi io e cercare di continuare così per tutto il campionato. Adesso domenica prossima sarò impegnato nella prova del campionato del mondo in Corsica, speriamo di fare anche lì un buon risultato. Ho appena tirato le orecchie ragazzi, ho sbagliato la provenienza di Maurino. Piano, piano, che si rompe, piano. Daniele Maurino, pilota del Team Futuro in sella. Seconda posizione per il poliziotto torinese Daniele Maurino su Ossa, che pur girando su ottimi livelli non riesce, se non sul finale, a contrastare il vincitore.
Partito bene, Maurino accusa due gravi errori nelle zone 6 e le zone 8 del primo giro che gli fanno perdere contatto dal collega poliziotto Grattarola. Nonostante questi due passi falsi, al termine del primo giro Maurino è saldamente in seconda posizione con 18 penalità. E il secondo giro porta bene a Daniele Maurino che, prese le misure agli ostacoli, riesce a contrastare Grattarola punto su punto, ma le 5 penalità rimediate all'ultima zona gli tolgono ogni residua speranza di lottare ancora per il successo. Un ulteriore recupero operato nel giro finale conferma l'ottima prestazione di Maurino, che chiude la gara con 44 penalità in seconda posizione. Era difficile agguantare il primo perché Gratta è andato forte, il primo giro mi ha dato un sacco di punti, poi ho migliorato un po' nel secondo e terzo giro e infatti nel terzo giro sono andato meglio di lui, però non è bastato per riuscire ad agguantarlo. Sono comunque contento perché un secondo posto per me è un buon risultato, Matteo è in un'ottima forma e sicuramente lui adesso è un po' più giovane di me, quindi ha dalla sua parte questo vantaggio e niente, faccio comunque i complimenti agli organizzatori perché hanno fatto una bella gara e con dei belli ostacoli, delle belle zone. Ieri sembravano come al solito abbastanza difficili, mentre oggi sono risultate ottime e quindi faccio un complimento a loro. Ringrazio le Fiamme Oro, tutta la squadra, il Futur che sta facendo un buon lavoro di sviluppo anche nella moto, perché purtroppo siamo partiti un po' in ritardo nei confronti degli altri e però stiamo raggiungendo dei buoni risultati, quindi ringrazio loro, tutto il team, tutti i meccanici che stanno veramente facendo bene. Grazie. E la battaglia per il terzo posto vede emergere il bresciano della Beta Giacomo Saleri, che per tutta la gara si ritrova a contrastare il ben più esperto Francesco Iolitta. Partito piuttosto male, Saleri non riesce ad interpretare gli ostacoli nel modo corretto, totalizzando alla fine del primo giro ben 29 penalità, che lo relegano al settimo posto provvisorio. Al secondo passaggio le cose vanno meglio per Saleri, che riduce notevolmente gli errori raggiungendo così Iolitta in terza posizione provvisoria. E il giro conclusivo porta bene a Giacomo Saleri, che girando anche meglio del vincitore riesce a recuperare su Francesco Iolitta, chiudendo con 59 penalità in terza posizione. Abbiamo Francesco Iolitta, passiamo dalla provincia di Bergamo a quella. E il quarto posto va stretto al piemontese Francesco Iolitta alla guida di una Beta che, nonostante il mezzo disastro combinato nelle prime sezioni, non si dà per vinto, tentando un recupero che lo porta a chiudere il primo giro con 26 errori in quinta posizione provvisoria. Il secondo giro di gara inizia bene per Francesco Iolitta, che rimedia buona parte degli errori commessi, almeno fino alla difficile zona 5, dopodiché torna a sbagliare. Un leggero recupero poi messo in atto nel terzo passaggio consente a Iolitta di difendere la quarta posizione senza però riuscire a contenere la rimonta di Saleri e al termine della gara, con 60 penalità finali, Francesco Iolitta deve accontentarsi del quarto posto. Nonostante l'ottimo stile che contraddistingue la sua guida, il bergamasco Matteo Poli Suossa, capace di strappare molti applausi sui passaggi più spettacolari, non riesce a dominare la tensione della gara. Partito bene, Poli percorre il primo giro con pochi errori nelle zone più difficili, salvo poi rimediare 5 penalità all'ultima zona, che lo fanno passare in terza posizione provvisoria. Il secondo giro non va bene per Matteo Poli, che peggiora gradualmente il risultato, perdendo un'altra posizione. Ma soltanto nel terzo passaggio Poli si riprende, riuscendo a rimontare fino al terzo posto, ma commette nuovamente un errore alla facile zona numero 7, perdendo ancora due posizioni, e al termine con 63 penalità chiude così al quinto posto.
il vincitore è ancora lui, gruppo sportivo delle Fiamme Oro, Matteo Grattarola. Ed è Claudio Tizzi a consegnare la coppa a Matteo Grattarola. Allora ragazzi, qui lo facciamo sempre, lo facciamo anche stavolta, sulle coppe, via con l'applauso, dai, andiamo, 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 andiamo. E sono 11 concorrenti al via nella categoria TR2, alle prese anche loro con un percorso di gara estremamente selettivo che ha fatto emergere i piloti che hanno fatto esperienza internazionale. Infatti a primeggiare è stato il 18enne umbro Pietro Petrangeli, impegnato nel mondiale junior, ma le sorprese non sono mancate, con il 16enne Luca Petrella pronto a salire sul podio in questa gara. Distanti tutti gli altri, ma anche tra loro ci sono sicuramente i big di domani. E arriva il successo a lungo atteso e giunto con grande merito per il perugino Pietro Petrangeli su Gas Gas, che nella gara di casa riesce ad esprimersi al meglio difendendo fin dall'inizio un discreto margine sugli inseguitori. Un solo errore alla zona numero 4, non certo tra le più difficili, caratterizza il primo giro di Petrangeli, che comunque al termine di questa prima tornata si ritrova già al comando provvisorio, inseguito da Zaccagnini e Petrella. Al secondo giro le cose peggiorano per Petrangeli, che commette due gravi errori nelle zone numero 4 e numero 5, ma riesce a mantenere un minimo di margine che gli consente di puntare al successo finale. Infatti al terzo giro Petrangeli serra i piedi sulle pedane, incrementando il vantaggio, nonostante l'errore alla difficile zona numero 7, superato in precedenza. E nonostante questo, al termine, con 33 penalità complessive, Pietro Petrangeli vince d'autorità la sua prima gara nella categoria TR2. Sì, è stata veramente una bella soddisfazione, anche perché molta gente è venuta qua a vedermi, a fare il tifo, quindi sono contento. Erano bellissime zone, molto dure, perché era facile sbagliare, però c'era possibilità anche di recuperare, come è successo, e quindi volevo fare i complimenti anche all'organizzatore Maurizio Ruffi, perché ha fatto veramente una bellissima gara. Volevo ringraziare innanzitutto il mio team, Claudio Favaro, D-Max, Massimiliano della D-Max, Tron, il meccanico, che sono sempre pronti a tutto, poi i miei seguidores che oggi mi hanno dato una grandissima mano, a partire da Di Bacco, Tommasini e mio zio, e sono molto contento di questo risultato e volevo ringraziare anche tutti quelli che sono venuti a vedermi, grazie. Dopo due stagioni di apprendistato, il 16enne lecchese Luca Petrella, in sella alla Ossa, porta a segno un ottimo secondo posto ottenuto in una gara molto difficile, come si capisce dai punteggi. E già in evidenza nella prima gara di stagione, Luca Petrella è riuscito a superare tutte le sezioni del primo giro posando qualche piede qua e là. E al termine di queste prime 10 zone si ritrova così in terza posizione provvisoria. Ma dopo questo exploit, nei due giri successivi Petrella non riesce a recuperare più di tanto, segno che era già al limite delle sue possibilità, ma neppure cede punti. Anche se due gravi errori nella zona numero 7, superata bene al primo giro e sbagliata al secondo e al terzo, gli sono costati 10 punti di penalità, più del previsto. E al termine della sua fatica Luca Petrella chiude con buon margine in seconda posizione con 41 penalità complessive. Vincitore della gara di inizio stagione, il giovane brianzolo Pietro Fioletti su Beta conferma la sua maturità tecnica, nonostante in questa prova un primo giro lo ha decisamente fatto al di sotto delle sue capacità. Infatti commettendo molti errori Fioletti termina il primo passaggio sulle zone in quinta posizione provvisoria con 27 penalità, che però nel giro di poco tempo vengono recuperate grazie ad una fortissima rimonta. Infatti l'avvio del secondo giro porta bene a Pietro Fioletti, che riduce di molto gli errori e presenta un parziale di sole 12 penalità, che non gli muove la classifica, ma comunque lo porta in buona posizione. Deciso a salire almeno sul terzo gradino del podio, Pietro Fioletti sorprende tutti con un terzo giro record chiuso con soli 7 errori. E al termine, con 46 penalità finali, Fioletti chiude al terzo posto. We'll be right back.
portato in casa Maurizio Luffi, che va a premiare Pietro Petragna. Ma cos'è sto applauso qua? Ma avete un grande applauso a questi ragazzi, di più. Andiamo con le riprese, buttiamo via due foto, dai. Il campionato italiano proseguirà a Montoso in provincia di Cuneo domenica 8 maggio con la terza delle 7 prove in programma quest'anno.